Rimanendo in piedi, canteremo l'inno 479. Cambia il cuore mio, fallo puro ancora. Cambia il cuore mio, fa che doni amor. Come l'argilla io, in mano a te. Fammi essere come vuoi, te lo chiedo io. Cambia il cuore mio, fa che vibri ancora, che io somigli a te, fammi vincitore. Come la cerva desidera i corsi d'acqua, così l'anima mia anela te, oh Dio. L'anima mia è assettata del Dio vivente. Quando verrò e comparirò in presenza di Dio? Le mie lacrime sono diventate il mio cibo giorno e notte, mentre mi dicono continuamente: dov'è il tuo Dio? Ricordo con profonda commozione il tempo in cui camminavo con la folla verso la casa di Dio, tra i canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa. Perché ti abbatti, oh anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, perché io celebrerò ancora. Egli è il mio Salvatore e il mio Dio. Cambia il cuore mio, non lasciarmi solo, senza l'amor tuo pace non avrò. Purezza tua metti nel mio cuore. Buongiorno e buon sabato anche da parte mia. Sono contenta di essere qui con voi, anche perché fuori c'è il sole, ma il sole è anche qui dentro. Guardando i vostri volti sorridenti, questo mi riempie di gioia e ringrazio Dio perché abbiamo la possibilità di incontrarci in libertà. Vorrei invitare i ragazzi, tutti i ragazzi che sono dove stanno i bambini piccoli, lì qualcuno me li può chiamare per favore? Grazie. Allora, cari ragazzi, dove eravate finiti? Allora, vi chiedo di venire qui davanti, qua seduti, come quando fate la storia. Qualche sabato fa, mi sembra, se non ricordo male, due sabati fa, dunque mi manca anche Anna Laura, Alessio, dove sono? Anna Laura, Alessio? Posso averli, Sara? Puoi venire, per favore? Anna Laura, Alessio? Sono stanchi.
Allora, qualche sabato fa, dicevamo, Alessio, ti ricordi? Qualche sabato fa sei venuto qui sul pulpito insieme ai tuoi amici e avete preso un libretto. È vero o non è vero? Come si chiamava questo libretto? I miei? Oh, bravissimo. Chi di voi non ce l'ha questo libretto? Ed è un libretto che però, aspettate, è un libretto che però viene dato a chi già fa la prima elementare. Tu non ce l'hai? Tu non ce l'hai? Marco, tu non ce l'hai. Allora, venite sul pulpito. Elvira, mi allunghi la busta? Venite qui sul pulpito che ve lo do. Allora, lo ripresentiamo per voi. Ve lo faccio dare da Elvira. Uno per uno, uno a Simone, uno a Gianmaria e uno a Marco. Aspetta, Simone. Allora, questo quadernino qui lo dovete portare tutti i sabati. Girati, Simone, girati. Ecco, così. Lo potete portare tutti i sabati, lo dovete portare tutti i sabati. Nella prima pagina ci dovete scrivere il vostro nome, anche il cognome se volete, nome ma soprattutto il nome. Poi quando lo girate ancora c'è scritto, cos'è c'è scritto qui sopra? Dove? Qui. Versetto biblico. Versetto biblico, quindi in questa casellina qua voi dovete scriverci il versetto biblico che, aspetta, il versetto biblico che chi predica ha scelto. Lo vogliamo chiedere a chi predica oggi? Sapete chi predica oggi? Ve lo presento, è Joseph. Allora, il testo biblico Joseph ve lo dirà lui qual è e voi lo dovete scrivere qui sopra. Poi, vi devo mettere gli occhiali. Cosa ho imparato e cosa voglio ricordare di questo sermone? Quindi dovete prendere un po' di appunti. Poi girate la pagina. Le mie riflessioni personali, mi è piaciuto, non mi è piaciuto, mi è servito, è stato un bel culto. I miei soggetti di preghiera per questa settimana, se ci sono dei soggetti particolari, se abbiamo degli amici a cui vogliamo dedicare un pensiero speciale. E poi nella pagina accanto il mio contributo artistico, guardate che bella pagina. Qua ci potete fare un disegno, oppure anche appiccicarci sopra delle figurine o delle cose che avete ritagliato a casa. Tutto questo ogni sabato, quando venite in chiesa, potete stare insieme vicino a mamma e papà e fare questo tipo di lavoro, prendere gli appunti. Certo, perché ogni sabato ce n'è uno nuovo. Alla fine di 13 sabati ritornerete qui e avrete una sorpresa. Chi ha fatto tutti i sabati o insomma delle riflessioni belle avrà un premio, ok? Oppure un disegno, no? Avrà un premio. Allora buon lavoro e a sabato prossimo. Questo è quello che noi abbiamo fatto sabato, due sabati fa per i ragazzi più grandi, ma ci siamo posti il problema e devo ringraziare Annalisa che io chiedo di venire qui su con me vicino sul pulpito insieme a Beatrice, ma insieme ad Annalisa e Beatrice io chiedo di salire sul pulpito a tutti i bambini invece che non vanno a scuola, che sono ancora più giovani dei 6 anni. C'è qualcuno? No, tu Alessio sei un po' più cresciuto. Chi c'è ancora? Mi sa che c'è anche un bimbo che si chiama Mattia, è possibile? È
Mattia, no, Pietro, mi sono sbagliata. Non c'è Pietro? Arriva. Ci sono bambini che non vanno a scuola? Elisa, c'è anche Elisa. Vieni Elisa, vieni con il papà però. Puoi venire solo con il papà. Oh, vieni, vieni, vieni sul pulpito. Se no puoi venire anche con il fratellino. Wow! Allora, per i più grandi abbiamo pensato agli appunti, ma per i bambini più piccoli che non vanno ancora a scuola, ma che anche loro però hanno voglia di fare qualcosa, vero? Ti piace colorare, Pietro? È un'espressione un po' titubante. Beatrice, ti piace colorare? Sì, Beatrice gli piace colorare. Elisa, ti piace colorare? Oh, finalmente. Allora, Annalisa, puoi dare tu questo piccolo raccoglitore? È per voi, per tutti i sabati, mentre ci sarà il sermone, quindi chiedo ai genitori di aiutarci in questo momento, mentre ci sarà il sermone, i bambini saranno vicino ai propri genitori e potranno colorare la loro parabola. Alla fine dei vostri disegni verranno messi fuori sopra un tabellone, così anche gli altri lo possono vedere, ok? Allora buon lavoro! Ciao! Abbiamo bisogno di aiuto per poter coinvolgere i nostri bambini anche in un momento che per noi sembra semplice, per gli adulti è facile poter stare attenti al sermone, però per i bambini più piccoli e per i nostri ragazzi a volte è complicato e quindi abbiamo bisogno del vostro aiuto, ma perché no anche delle vostre preghiere affinché questo tipo di lavoro possa essere utile e anche loro possano tornare a casa e sentire una chiesa più vicino a loro. Prima di dare per la parola a Joseph, ringraziamo la scuola che ci dà questa opportunità di avere anche delle voci giovani che ci spezzano la parola, vorrei invitare qui con noi sul pulpito Paolo. Paolo, puoi venire qui sul pulpito? Paolo è un giovane ragazzo che ci ha accompagnato in modo particolare nel gruppo di Hope Channel che si occupa delle meditazioni, ci ha accompagnato in questo progetto. E sempre attento, ma soprattutto era anche attento ai particolari, a come montare, la scelta anche dello sfondo, no? Ecco, queste cose qua hanno fatto la differenza nell'arco del tempo e abbiamo visto che c'è stato un grande miglioramento, soprattutto per il fatto che poi voi avete un occhio speciale, no? Speciale. Poi tu stai studiando per fare questo tipo di lavoro. Purtroppo però lo studio ti porta lontano. Ti riporta a casa dove c'hai la tua famiglia. Alla verità io sono paraguayano, ma sto studiando nella Università Adventista del Plata, che si trova in Argentina, quindi diciamo quasi casa, ma no. Non è proprio casa, però ti sei sicuramente avvicinato, ti avvicini di più a casa e senza dubbio penso alla tua famiglia, no? Penso alla mamma e al papà che dicono, non è in Italia, nell'altro continente, no? Ecco, e
Beh, a noi dispiace che tu vada via, e questo è anche perché nell'arco dell'anno ci siamo affezionati, abbiamo imparato a conoscerci, e quindi ci dispiace che tu vada via, però è giusto anche che i giovani prendano e volino verso anche altri continenti. Ringraziando anche mamma e papà che ti hanno fatto volare in Italia e ci hanno regalato un anno della tua vita, la Chiesa di Cesena vuole ringraziarti per il tuo lavoro, per la tua presenza qui in Italia, e vuole condividere con te un testo biblico che dice: Signore, dirigi tu i miei passi e sostieni nelle prove della mia vita. Ecco, questo che possa essere per te un anno sì di studio, ma anche un anno in cui i tuoi passi possano essere diretti dal Signore e le prove della vita possano essere sostenute dalla presenza di Dio. Grazie per il lavoro che hai fatto e speriamo di rivederti presto, anche se immagino che giustamente la casa è sempre la casa. Voglio chiedere all'Assemblea di poter condividere con me questa preghiera, e quindi vi chiedo di alzarvi. Signore Dio che sei nel cielo, ti voglio dire grazie perché Paolo è stato qui con noi, perché ci ha regalato un anno della sua vita, ma perché soprattutto l'ha messa al servizio tuo. Voglio tu continuare a dirigere i suoi passi, voglio tu continuare a camminare al suo fianco per poterlo far crescere, e perché no, grazie a te anche parlare del tuo grande amore, della tua potenza e della tua voglia di ritornare e portarci a casa. Grazie ancora e ti chiedo una benedizione speciale su di lui, in Cristo Gesù. Amen. Un buon sabato, fratelli, è un piacere essere di nuovo qui con voi, è come sempre un onore poter essere qui a spezzare la parola di Dio. Allora, oggi sono emozionato e in parte al contempo triste, emozionato perché stamattina, proprio pochi minuti fa, ho ricevuto una bellissima notizia che... normale. Imparerete a conoscermi, perdo spesso fogli. ho ricevuto una bella notizia perché è nato questa mattina il figlio di mia cugina, si chiama Federico Malandrino, quindi nei vostri momenti di ringraziamento e di preghiera vi chiedo di aggiungere anche questo, perché è sempre una nuova vita che si aggiunge, vedendo anche la situazione con cui, diciamo, questo bambino desiderato ed è nato con qualche difficoltà durante il parto, però è nato, sta bene, per me è un momento di gioia, infatti sono ancora emozionato e vi prego di aggiungere anche queste alle vostre preghiere. Triste perché ho saputo che Paolo va via, io ho avuto ancora meno tempo di... mi c'ero già affezionato, sono un suo fan delle sue storie Instagram, anche se capisco metà delle cose che dice perché lo spagnolo non lo parlo, però quello che capisco è la sua mimica, la sua gioia, mi piacciono molto. E, tra l'altro, lo ringrazio perché mi ha fornito l'assist per il messaggio di cui volevo condividere oggi, perché per me Paolo, così come tanti altri giovani, fanno un qualcosa di speciale, fanno un qualcosa di particolare durante la loro vita. Il tema di oggi, del mio sermone, è Allarga i miei confini. Il testo di riferimento si trova in Primo Cronache, al capitolo 4, al versetto 10. Vorrei che lo leggessimo insieme. Ripeto, Primo Cronache 4, versetto 10.
Dice così: Jabez invocò il Dio di Israele dicendo: «Oh, se tu mi benedicessi e allargassi i miei confini e la tua mano fosse con me e mi preservassi dal male, così che io non abbia a soffrire». Perché questo testo è così forte e importante, a mio avviso? La prima riflessione che ho avuto è stata di storcere il naso, si dice in un intercalare più dialettale, perché questo testo è inserito in un contesto che non c'entra nulla. Siamo in un elenco infinito di genealogie, si parla della discendenza di Giuda, c'è una carrellata di nomi che non finisce mai, e poi c'è questo testo messo lì, qualcuno deve, sembra quasi messo a caso. E allora, da buon studente di teologia, non mi posso accontentare, devo capire cosa vuol dire questo testo. Ebbene, vado alla ricerca del nome, scopro che il nome di Jabez è un nome legato alla sofferenza. Nel versetto sopra, il versetto 9, dice: Jabez fu più onorato dei suoi fratelli, ma sua madre l'aveva chiamato Jabez perché diceva: l'ho partorito con dolore. Pochi dettagli. Detto, vabbè, nella Bibbia ci sarà qualche altro riferimento a Jabez. Sì, effettivamente c'è. Due capitoli prima si parla di Jabez, ma non è un uomo, è una città che ha lo stesso nome, Jabez. Quindi questo testo messo lì, cosa vuole dire? Documentandomi, studiando, riflettendoci, sono arrivato alla prima conclusione, quella forse più scontata, che comunque è corretta, perché questo è un esempio di una preghiera breve, fatta in forma enfatica, che porta a rifletterci su un aspetto fondamentale, che Dio ascolta e asseconda le preghiere fatte con cuore sincero, perché Dio gli concesse ciò che aveva chiesto. Così si conclude il versetto 10 di Primo Cronache 4. Quindi è una forma enfatica di una preghiera dove io ti sto chiedendo: Signore, per favore benedicimi, allarga i miei confini, preservami dal male, affinché io non debba soffrire. C'era però un elemento che avevo sottovalutato. Quando sono arrivato a allarga i miei confini, la mia mente ha pensato subito ai confini territoriali. Cioè, se tu benedicimi, ti prego, Signore, allarga i miei confini, pensavo allarga i miei confini, allarga i miei beni, allarga la mia ricchezza, allarga, benedicimi con la tua abbondanza. E invece questo è stato il primo errore. Questo allarga i miei confini non è i confini territoriali, e allarga i confini della mia mente. E subito una scintilla. C'è un altro personaggio nella Bibbia che fa una preghiera, una richiesta molto simile, ed è Salomone. Se andiamo in Primo Re, al capitolo 4, versetto 29, ci dice una cosa molto importante: Dio concesse a Salomone sapienza, una grandissima intelligenza e una mente vasta come la sabbia che è sulla riva del mare. Salomone cosa aveva chiesto a Dio? Dio, ti prego, dammi un cuore intelligente, dammi la facoltà di comprendere, dammi la facoltà di avere una visione più ampia della vita. E lì ho compreso, era questo il senso di questo versetto. Sicuramente è una preghiera breve, racchiude forse gli elementi principali che possiamo richiedere, però il focus, la parte più nascosta, la parte più bella era: dammi la capacità di andare oltre, espandi i miei confini. Allora ho detto, va bene, mi è saltata, ho trovato la formula perfetta per fare in modo che Dio esaudisca le mie preghiere.
Cioè, due su due, Dio concede quello che gli viene chiesto. E l'elemento in comune è chiedere di avere una visione più ampia. E subito mi sono risaltate alla mente le parole che mi diceva spesso mio nonno. Nonno, guarda, ho trovato questo nella Bibbia, ho fatto una scoperta incredibile. Mio nonno sghignazzava tra sé e sé, dice, perché tu pensi che nessuno ci abbia mai pensato prima di te? Effettivamente, se bastasse chiedere, Dio, dammi una visione più ampia delle cose per fare in modo che io non soffra, molte cose oggi forse non sarebbero accadute. Ringrazio Elvira perché nei momenti di presentazione ha, diciamo, anche lì dato un altro asse. Oggi è tutto collegato, diciamo. Quando ha parlato del 27 gennaio. Il 27 gennaio, come ha detto giustamente lei, è il giorno della memoria, il giorno in cui tutti quanti noi ci fermiamo e ricordiamo quello che è successo, questo capitolo oscuro, oscuro veramente della nostra umanità. E non voglio stare qui a fare grandi discorsi teologici sul perché, per come, in che modo, ma voglio solo condividere con voi un'esperienza che mi ha portato in primis ad allargare la mia mente e quelli che sono i miei confini. Quando avevo 17 anni, nel 2004, ci fu un congresso internazionale della gioventù, era in Polonia. Io partii dalla Sicilia con la solita carovana in autobus, viaggio infinito, interminabile, però essendo ragazzi, 16, 17, 18, eravamo tutti molto contenti, molto allegri, non vedevamo l'ora di fare per me il primo congresso internazionale, quindi poter stare con un'infinità di giovani diversi, ero gasatissimo, ero molto contento. Tra le tappe di questo nostro viaggio c'erano anche Auschwitz e Birkenau. Ricordo ancora oggi, come se fosse ieri, il momento in cui siamo arrivati ad Auschwitz. Tutti scherzavamo, ridevamo, saltavamo nell'autobus, non riuscivano a tenerci. Nel momento stesso in cui scendiamo dall'autobus, silenzio. Ricordo che il cielo era scuro, eravamo estate, avevamo visto soltanto sole, però in quel momento lì il cielo era scuro. Ci siamo avvicinati a quello che era il cancello di Auschwitz, dove c'era una scritta in tedesco che non sono in grado di pronunciarla, ma il senso è: il lavoro rende liberi. Veramente una macabra ironia. E mi ricordo che le espressioni di tutti i ragazzi che erano con me erano cambiate. C'era come se di colpo la gioia non facesse più parte di noi. Qualcuno si rifiutò anche di voler entrare, dice no, io rimango sull'autobus. Molti di noi invece scegliemmo di proseguire. Abbiamo fatto un giro all'interno di Auschwitz, ci hanno fatto vedere praticamente tutto. Le cose che ricordo con più effetto sono stati gli occhiali, i vestiti, le scarpe, i capelli e le docce. C'erano delle stanze dove c'erano, le chiamavano appunto docce, dove lì effettivamente sterminavano gli ebrei. Mi ricordo ancora che qualcuno si sentì male, qualcuno iniziò a piangere e pian piano che avanzavamo nella visita di questo luogo eravamo sempre meno. La cosa che a me lasciò ancora più sconvolto furono, oltre le baracche dove loro dormivano, posti veramente microscopici, furono i binari del treno. Mi ricordo che eravamo rimasti in pochi, io ho iniziato a camminare lungo questi binari e mentre camminavo sentivo una rabbia e una tristezza crescere in me, a tal punto che stringevo le mani
Stringevo i pugni nelle mani quasi a farmi male e a un certo punto sentivo l'aria pesante attorno a me, non sono riuscito più a camminare. Mi sono fermato su quei binari. In quel momento si avvicinò uno dei pastori, un giovane pastore tirocinante che era lì con noi ad accompagnarci, che vide che ero bloccato, ero scosso, e mi chiese: Joseph, che cosa c'è? Molto onestamente gli dissi: io sono arrabbiato. E mi uscì spontaneamente: come può Dio permettere tutto questo? Ero appena 17enne, avevo da poco ricominciato ad andare in chiesa con gioia, non ero ancora battezzato, ma in quel momento la prima cosa che proprio uscì fuori da me fu quella frase. Apprezzo molto le parole che lui mi disse in quel momento. Lui mi chiese: Dio è un assassino secondo te? Io gli dissi: no, non credo che Dio sia un assassino. E allora ti faccio un'altra domanda. Tu sai chi è che governa questo mondo, vero? E dissi: sì, lo so che è Satana. Ma in tutto questo cosa c'entra? Lui mi disse due cose. Allora, ricordati che Dio, nel suo immenso amore, ci ha dato il libero arbitrio. Ma siamo noi esseri umani, in base all'utilizzo che facciamo di quel libero arbitrio, che compiamo gesti del genere. Le scelte sbagliate di alcuni possono sempre gravare con gravi conseguenze sul genere umano. E la seconda cosa che mi disse, anche se io ero ancora arrabbiato e non riuscivo a comprendere, disse che Dio ha il potere di cancellare tutto quello che è successo durante l'Olocausto. Mi citò due versetti che vorrei rileggere con voi questa mattina. Sono uno in Atti, al capitolo 24, versetto 15. Atti 24, 15 dice: avendo in Dio la speranza che anch'essi condividono, che vi sarà una risurrezione dei morti, tanto dei giusti che degli ingiusti. E poi mi disse Giovanni 3,16: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Mi disse queste due cose. E poi mi toccò la spalla, mi disse: ti lascio da solo coi tuoi pensieri, ma se sei arrabbiato con Dio, diglielo, prega, urla se serve, fai qualcosa. Se ne andò, io continuo a perdere foglietti, ma io rimasi ancora su quel binario per altri 10 minuti e mi ricordo che fu una di quelle volte in cui feci veramente una preghiera sincera, a cuore aperto. Mi arrabbiai e ho detto: Dio, perché? Fammi capire perché. Io non, dopo quello che ho visto, e se io sto così male solo per aver visto le conseguenze di quello che c'è stato, come puoi tu nel tuo immenso amore stare bene con quello che è successo? Come puoi tu aver tollerato una cosa del genere? Erano le parole di un ragazzo di 17 anni che non riusciva a comprendere. Non ho ricevuto una risposta. Avrei gradito una risposta in quel momento. L'unica cosa che sentii dopo quella preghiera sono stati il cuore più leggero, i passi più leggeri e l'aria attorno a me leggermente meno pesante. Riuscii ad andare via, ma ero comunque triste. Quell'esperienza mi ha sicuramente segnato, mi ha dato una percezione diversa, e riflettendo sul versetto iniziale, come posso chiedere di non provare sofferenza
quando in questo mondo la sofferenza esiste. Ed è lì che la parte di allarga i miei confini entra in gioco. Cos'è più saggio e intelligente chiedere al Signore: non farmi più soffrire, o dammi la forza e il discernimento di superare questa sofferenza? Cos'è più saggio chiedere al Signore: fa che non accada più nulla di male, o non permettere al male di cambiarmi affinché io non perda me stesso? Cos'è più semplice chiedere al Signore: aiuta la tua opera a crescere, o indicami il modo in cui io, nel mio piccolo, possa fare la mia parte? Con questo non voglio sicuramente né insegnare nulla né dare lezioni di vita a nessuno, perché non ne sono in grado e non posso assolutamente farlo. Nessuno che possa realmente aver vissuto quel dolore può realmente comprendere quello che queste povere persone hanno passato. Tuttavia ci sono delle persone che sono fuoriuscite da quel mondo, da quell'inferno, che sono state in grado di allargare i propri confini. Uno storico diceva che per poter creare un futuro bisogna avere memoria del proprio passato e di quello da cui siamo arrivati, per non essere foglie che si lasciano trasportare al vento. A quel tempo è successo che molte persone si sono lasciate trasportare come foglie, però è anche vero che ci sono state delle persone che, nonostante questa terribile esperienza, sono riuscite a dare forza e linfa nuova alle loro radici, e come foglie non si sono staccate. Sono state scosse sicuramente dal vento forte che è arrivato, ma non si sono staccate. Elvira prima ci ha citato un esempio di Primo Levi. Posso citare anche Elie Wiesel, un premio Nobel per la pace, considerato un messaggero per l'umanità, ma anche uno dei più grandi interlocutori con Dio. La rabbia di Dio, nel suo libro della notte, si arrabbiava con Dio per dire: Dio non c'era. È arrivato a dire: Dio non c'era in tutto quello. E infine Liliana Sagri. Vorrei un attimino soffermarmi su questa persona, perché questa persona è una senatrice a vita della Repubblica Italiana, è sopravvissuta ad Auschwitz, e in occasione della giornata della memoria di domani scrive una lettera per tutti gli studenti. L'Italia è abbastanza sensibile su questa giornata, ci sono eventi in tutta Italia, ci sono dei concerti, ci sono delle letture, ci sono dei documentari. Ma l'iniziativa più bella, che è partita proprio da Firenze, è proprio quella del treno della memoria. Cercano di organizzarlo ogni anno, dove ci sono appunto un treno di circa 16 vagoni che riescono a riempirlo, dove ci sono per l'appunto 550 studenti che sono partiti il 20 gennaio e ritorneranno esattamente domani, dopo la visita. Perché questa iniziativa? Cosa serve oggi? Vi leggo soltanto la parte finale della lettera della senatrice, che dice così: il mio cammino è iniziato 30 anni fa, il giorno in cui ho deciso di rompere il silenzio della Shoah. Mi permetto un attimo di aggiungere: il giorno in cui ho deciso di allargare i suoi confini. Un paese che ignora il proprio ieri non può avere un domani. La memoria è un bene prezioso da coltivare e serve a difendere la democrazia. Ci sono persone come lei che hanno scelto di reagire e di fare quello che è il loro potere fare, andare contro se stessi, contro la loro sofferenza, per permettere che una cosa del genere non accada mai più, per dare un insegnamento che già comincia a diventare lontano nel tempo, perché gli anni passano, ma affinché i ragazzi di 16, 17, 18, quelli che assorbono tutto, possano assorbire il senso più grande dell'umanità, che tragedie del genere non accadano più. In quanto comunità,
Noi oggi che cosa possiamo fare? Cosa ci viene richiesto a noi nello specifico? Il nostro compito è chiaro, è diffondere la parola di Dio, a questo siamo chiamati oggi. E quello che mi piace di questa comunità è che ci sono veramente tantissime iniziative. A breve ne avremo altre molto importanti, tra cui Bibbia Festival. E vorrei che ci prendessimo un momento per pregare tutti insieme affinché possiamo richiedere a Dio di allargare i nostri confini, in modo che anche il più piccolo membro di questa comunità possa dire: c'è qualcosa che anch'io possa fare. Vorrei invitare Giovanni per gestire questo momento. Grazie Joseph dell'attenzione che hai posto alla nostra comunità su questo tema significativo e importante. E penso che, e mi aggiungo alla sua richiesta, alla sua preghiera, che deve essere la nostra preghiera: Signore, aiutaci ad allargare i nostri confini. I confini mentali, le nostre barriere psicologiche,